Benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi invece vi porto una tecnica per le ragazze che hanno i capelli quando li asciugano eccetera, rimangono schiacciate qua, danno più volume qua e si schiacciano qua in mezzo. Vi porto una tecnica che vi dà volume per i capelli ricci. Nel frattempo, se vi piacciono i miei video, se vi piace il mio canale, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriva tutta la novità. C'ho i capelli che sono orribili, secchissimi, e quindi vado a lavarli. Quindi prima di lavarli, ho detto faccio un'anteprima, lavo i capelli, ci vediamo. Sono stra bagnati, l'ultimo risciacquo lo faccio sempre con acqua fredda perché aiuta tantissimo ai capelli ricci, che li dà più boccoli. L'ultima gocciolina di rosso che posso mettere sui capelli, che perché mi è finito. Devo stare attenta perché sono in sala e non voglio macchiare tutto. I capelli sono stra bagnati. Voilà. Comunque sono appena tornata dall'Italia e sono andata per aumentare il mio autostima. Ho detto magari l'idea dello spagnolo, l'idea dello spagnolo macho che hanno in Italia qua, non è vero, magari in Andalusia, però Valencia no. Per aumentare un po' il mio autostima, sono tornata. Non è cambiato assolutamente nulla. Va bene. Vogliamo dirla con una parola molto più. Non mi ha caccato nessuno. Mi sono pure andata a Milano. Sono andata probabilmente, non so, vado nei posti sbagliati perché ho passato praticamente tutto il tempo alla prima donna, ai negozi, alla seconda strada. Dite che non è il luogo ideale. Mi hanno detto all'Esselunga, sono anche andata all'Esselunga, ma la situazione non è cambiata. Vabbè. Allora, messo questi. Prossimo acquisto prenderò il Crazy Color. Crazy Color l'ho comprato in Italia, infatti per quello c'ho il rosso ancora bello. L'ho lasciato lì a casa perché tutte le volte che ci vado. Crazy Color lo trovate al Tigotà, che finalmente l'hanno portato. Costa 2 euro in più confronto a qua, però se ne avete bisogno sapete dove si trova. Allora, cominciamo. Styling veloce per dare volume alla cucuzza, la parte davanti. Facciamo i bravi, pettiniamo. Okay. Comunque, la cosa più importante, non dovete aspettare che i capelli diventano molto 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 secchi, perché sennò si perde un tocco. Poi, ragazze, non fate le cavolate che faccio io. Cercate di lavare i capelli con quest'estate, perché i capelli si seccano tantissimo, almeno una volta ogni 3 giorni. Se riuscite, perché sennò diventano veramente crespi e questo ci porta che i capelli cadono tantissimo. Ok, l'ho divisi a 4 i capelli. Ok, l'ho divisi a 4, come vedete. Allora, comincio con la parte davanti. L'ultima gocciolina della... Devo andare a comprarlo, ma sapendo che ho lasciato il rene in Italia, cioè, vado a casa della mamma. In teoria non dovrei spendere tanto, ho scroccato tanto a mia mamma, piccola creatura, una donna meravigliosa mia mamma, che mi tollera, mi sopporta e vuole che torno in Italia. Ma io, se torno in Italia, mamma,
terribile. Lei non mi conosce ancora, probabilmente. Allora, sapendo che non ne è avanzato nulla di la crema che ci tenevo, vado a prendere il gel di semi di lino congelato. Arrivo. Sapendo che mi è finito, quindi prendo queste due cubetti, vi lascio il video nel link qua sopra come l'ho fatta. Sono a base di, mi sciolgo un po', sono a base di aloe, no aloe no, sono a base di gel di semi di lino e latte di cocco, quindi idratazione pura, non si devono sfregare, sbagliato, lo lascio. Lo tampono così, vedete? E adesso tecnica qua, prendete e prendete un pochino, fregate contro il bordo e voilà. Contro il bordo e voilà. Cale, non mangiare quelli. Voilà, faccio sciogliere. Faccio sciogliere adesso tra le dita. Affermo i ricci e poi li separo così e li separo adesso. Una bella tamponata. Così, possiamo fare anche così, quando sentiamo, comunque con le mani si sente tutto, quando sentiamo che ci sono delle ciocche secche, la cosa più importante, Cali, grazie, grazie, grazie per il tuo aiuto, che io senza di te non posso stare, lei è la protettrice di questa casa, guardate, guardate come sono già voluminosi. Andiamo alla seconda parte. Ok, una pettinata. Ok. Guarda. La cosa più importante, qualsiasi crema che avete, balsamo, trattamento, che vi aiuta a stricare i capelli o vi aiuta durante il styling, non lo mettete nella radice, perché idrata, ovviamente dipende dal risultato che volete. Se volete i capelli come piacciono a me, che sono voluminosi, vi consiglio non idratate troppo la radice, perché così rimane un pochettino secca sulla radice, ma li possiamo dare idratazione durante il lavaggio o quando li facciamo in pacchi con oli eccetera. Però durante il styling no, ragazze e ragazzi, perché se no si idratano tantissimo, ci fanno un riccio stupendo, definito, bello, però
non ci danno volume, è quello che ci interessa. Volume. Questo qua, pettine più economico, più efficace, sapendo che io non ho il Damon perché oramai fa veramente pena, devo comprarlo. Sono andata l'ultima volta che sono stata al negozio, questo qua per capelli professionale, ho visto che il Damon costava poco, costava solo 3 euro, 4 euro, e la voglia di andare fino a Valencia. Ahi, vedete? Allora, metto questo in mani. Passando anche il pettine, solo il bordo del pettine. L'altro giorno stavo pensando che questo accappatoio me l'aveva regalato 100 anni fa mio ex ragazzo, e io ce l'ho da talmente tanti anni che mi sono affezionata, ma è veramente diventato una schifezza. E quindi prossimo progetto, a parte di comprarmi il Damon, mi devo prendere un accappatoio. Che dite? Era ora, no? Ok, andiamo col poco che è rimasto. Cade, andato. Quando sono tornata, mio amato gatto mi ha fatto, sono entrata dalla porta, ha cominciato mio 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 a cazziarmi, e ha fatto 2 giorni, appena mi siedo viene, si siede sopra di me. Quelle che dicono che i gatti, anche io lo dicevo, che sono affettuosi, sono un amore. Si incastra nelle unghie. Sì, al proprio al bordo. Allora. Ok. Ci manca solo la parte finale.
adesso questa bracciolina. Allora, adesso. Ok. Guardate che bei ricci. Guardate. Vi faccio vedere il risultato dopo. Passiamo da questo a... Belli, eccoci il risultato. Domani ovviamente avranno decisamente più volume, anche se il volume c'è, però c'è più definizione. Belli, se vi piace il video mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti da parte mia e questa volta ci abbiamo il gatto. Saluta piccolino, il piccolo è l'amore, lui è l'amore della mami. Saluta qua. Salutali, guardate quanto è bello, è stupendo lui. Va. Alla prossima.